con qualcuno. Lei ha fatto una serie di valutazioni prima della pausa e ci ha indicato due possibili qualcuno. Sì. Uno dice è lo zio, Sì. l'altro dice di cui lui parlava era tale Mimmo Demetrio, lo giudice. Sì. Perché lei, diciamo, limita il campo a queste due persone? Ma perché Calabro, voglio dire, di persone di un alto grado, di un alto spessore criminale, di 'ndrangheta all'epoca, staccandosi dai Latella, e i miei familiari, alcuni familiari miei che erano ancora, che erano in carcere, cioè non è che aveva avuto contatto con altre persone, non aveva amicizie con altre persone. Le persone che lui frequentava, anche con Domenico, De Mimmo lo giudice, era più di una volta mi portò pure a me insieme a lui. Lui aveva un rapporto, era molto legato a Mimmo lo giudice. Lo stimava, lo rispettava tanto, era molto vicino e lo apprezzava e lo ammirava perché era un 'ndranghetista di rango che faceva capire che Mimmo lo giudice aveva anche una certa, diciamo, influenza su di lui. Su Calabro, come se fosse un familiare. E io apposta ho indicato i due soggetti, poi giustamente lo zio, perché lo zio per lui era il Mamma Santissima, quello che gli diceva lo zio era o non era, e l'incontro che io ho avuto, i diversi incontri, le 3 volte che io ho parlato, che io ho conosciuto Filippone, e vedevo che lo favorivano anche perché le armi del figlio di Rocco Filippone, le armi, il Kalashnikov, non ricordo esattamente le altre armi, che sono poi state ritrovate da Bruno Stillitano a San Gregorio, e quelli ce l'hanno dato nel frattempo che c'erano gli attentati. Noi siamo andati nel frattempo che ci stavano avvenendo gli attentati a prenderceli, Dove siete andati a prenderle? Belicucco. Nel frattempo che c'erano gli attentati, che significa? Che Significa la che primazione di fuoco c'era stata? sì, assolutamente sì. Quindi c'era stato il primo attentato di Saracinello. Sì. E rispetto, voglio dire, al viaggio che voi fate a casa di Filippone Rocco, Sì. quello per andare a prendere le armi a Melicucco, come si colloca? Ma si colloca. Se non ricordo male, un mesetto più o meno. Non ho capito, un mesetto che vuol dire? Un mesetto prima o un mesetto Dopo. dopo? Mi perdoni, Villani. Sì. Lei dice che rispetto al primo attentato, Sì. voi andate a Melicucco a casa di Rocco Filippone dopo Sì. circa un Io parlo delle armi, quando siamo a prenderci le armi siamo mesetto. E andati. quindi se le No, aspetti, ha... dottore. Ecco. Non voglio fare confusioni. Allora, quando noi siamo andati a casa di Filippone che mi ha portato Calabro, Sì. il fatto è avvenuto dopo un po' di giorni che c'è stato il primo attentato. Quindi qualche giorno. Dopo un po' di giorni, sì, Sì. che c'è stato il primo attentato. Per Sì. prendere le armi che ci ha reperito suo figlio, Sì. ecco, è stato da lì a qualche mesetto che siamo andati a prendere le armi che ci ha fatto reperire il figlio di Filippone. Ecco. Tanto che una volta che abbiamo preso queste armi, per provarle, che non avevamo dove provarle, le abbiamo provate nella pompa di benzina che era chiusa lì all'entrata per salire verso Melicucco. Ho capito. E quando andate a prendere le armi, il secondo episodio è stato già consumato oppure no? E questo, se non ricordo male, sì. Se Quindi l'episodio del 18 gennaio è già avvenuto. non ricordo male, se non mi vorrei sbagliare, mi sembra di sì. Senta, stamattina lei ci spiegava anche che, diciamo, quello dei Filippone era un canale di approvvigionamento parallelo a quello dei Carella. Sì. È così? Sì. E ci ha anche detto che era un canale che esisteva prima degli attentati ai carabinieri. Sì,
Sì, esisteva prima perché Calabro aveva delle armi anche prima che non aveva preso solo dai Carella, aveva preso anche sempre dal suo cugino e a Reggio le aveva prese qualche volta da Domenico Enrico, qualche arma, sì. E chi è Domenico Enrico? Domenico Enrico era, diciamo, è un uomo di fiducia vicino ai Latella Ficara. Quindi si era rifornito anche da questa persona. Sì, che poi questa persona mi ha rifornito anche di altre dell'esplosivo che poi. Senta, andiamo un attimo oltre e Sì. poi vediamo come cambia la vostra determinazione in vista del secondo attentato, come lei ci diceva prima, dopo aver incontrato Filippone e Melicucco. Lei dice c'è un secondo incontro con Filippone, Sì. Sì. non eravamo più io e Calabrò, mi pare lei abbia detto, c'era anche mio padre. Sì. Questo secondo incontro, quando si colloca, cioè in che epoca si colloca? Se non mi ricordo male, si colloca dopo l'omicidio. Dopo l'omicidio. Se non mi sbaglio, sì. Ma dopo l'omicidio di gennaio e dopo il tentato omicidio di febbraio? Quindi i tre attentati erano stati consumati oppure E non mi ricordo esattamente, mi ricordo che è stato dopo l'omicidio. dopo Sì. l'omicidio. Come si arriva a questo secondo incontro a cui è presente suo padre? E perché? Ma si arriva perché mio padre vede sempre di più delle cose negative e si va a chiamare pure a Calabrò Giacomo Santo, al padre di Giuseppe Calabrò, a dire: senti, ma qua che cosa sta succedendo? Io vedo cose strane. Mio figlio in pratica non mi ascolta più, era molto preoccupato, molto agitato. Allora Giacomo Santo aveva cercato di tamponare la situazione dicendo al figlio, a Giuseppe, che deve stare lontano da me, che ci dobbiamo separare, che dobbiamo stare lontani, che non dobbiamo neanche uscire più insieme e via dicendo. Ma non sono riusciti a fare nulla, entrambi. E allora, siccome mio padre, sentendo Che vuol parlare, dire non sono riuscito a fare nulla? Non sono riuscito a tranquillizzarlo? no, assolutamente. E allora mio padre, sapendo chi era Rocco Filippone, che se ne parlava, e parlava anche Calabrò, di questa figura, a parte che aveva un carisma familiare anche, perché il nipote Giuseppe lo stimava tantissimo, lo stimava più del padre, per dirvi. Sì. E allora dice: l'unica persona che vi può salvare è lui. E allora quasi forzatamente ci siamo messi in macchina, io, mio padre e Calabrò, e siamo andati da Rocco Filippone. E quell'incontro mi Stessa ricordo, casa del primo incontro? sì, alla villa. Io sempre là sono andato, io da quando sono andato la prima volta sempre là li ho E visti. allora? E praticamente mio padre l'ha conosciuto sta persona, a Rocco Filippone, e allora mio padre si è rivoltato e dice: guardi, compare, io non lo so quello che devo fare, non so quello che stanno combinando sti due, so solo che questi due non possono stare insieme perché secondo me stanno facendo danni. Per favore, Ma se mi potete. mi scusi, Villani. Voi vi presentate in tre, lei, Calabrò e suo padre a casa di Rocco Filippone. Sì. Ma Rocco Filippone vi riceve e non chiede quello che avrebbe chiesto chiunque, ma che cosa volete? No, perché Rocco Filippone, per esempio, già c'era suo nipote, io già c'ero stato e a me mi aveva accettato, diciamo, in maniera positiva, molto positiva. Ma E l'aveva accettato su che versante? In che cosa l'aveva a accettato? livello 'ndranghetista, a livello come ragazzo, nel senso come ragazzo, che un ragazzo valido a livello di azioni. Senta Villani, io ho necessità di soffermarmi su una serie di Sì. passaggi. Lei dice, vuol dire, che l'incontro a casa di Rocco Filippone, il primo incontro, Sì. in realtà non è caratterizzato da molte parole tra lei e No, Filippone. però io vedo l'atteggiamento che usa Rocco Filippone nei miei confronti, perché un capo mafia, un capo 'ndrangheta, non va, non si avvicina, non è compiaciuto
a conoscere un ragazzo che non è promettente. Questo le voglio spiegare, forse a volte non riesco a spiegarmi questo qua. E allora io capisco che Rocco Filippone era molto compiaciuto di avermi conosciuto, anche per le cose che gli stava dicendo suo nipote. E cosa gli stava dicendo? Questo stiamo cercando di capire. In grandi linee gli stava spiegando il fatto dei carabinieri che stavano accadendo. Questo io ho recepito. E quindi lei dice, in quell'occasione lei percepisce che Rocco Filippone accetta la sua persona? Assolutamente sì. In quel contesto criminale? Sì. Questo è quello che lei percepisce? Sì. Questo discorso, voglio dire, poi nell'incontro con suo padre? Sì. Quindi il secondo incontro in cui Rocco Filippone vi riceve, no? Sì. Viene fuori? No. Che Filippone la conosce, che l'ha già incontrata? Ma sì, viene fuori nel senso poco e niente di quello che è stato il primo incontro che ci siamo conosciuti, anche perché, ripeto, Rocco Filippone è una persona di pochissime parole. E allora, una volta che siamo arrivati là, mio padre dice: guardi, noi se compare Rocco siamo qua perché io non ne posso più, mi trovo in difficoltà, voglio salvare questi due ragazzi perché non so quello che stanno combinando. E Rocco Filippone accetta, si ascolta il discorso, e alla fine noi eravamo un po' più indietro di mio padre, perché mio padre ce l'aveva con tutte e due, sia con me sia con Calabro. Alla fine lo tranquillizza, gli dice: non vi preoccupate, me la vedo io, statevi tranquillo. Dice Filippone a suo padre. Sì, lo tranquillizza. Ma mi perdoni, ma quello non è un discorso che avviene in un chiaro contesto di 'ndrangheta di cui fa parte anche suo padre? Ma mio padre non si presenta come uno 'ndranghetista, si presenta come un padre che ha il problema che il figlio sta intraprendendo una strada sbagliata. Ho capito, allora... sta intraprendendo una strada sbagliata, non in ambito familiare, Villani. No, perché se si fosse parlato di ambito familiare, la lamentela di suo padre doveva essere rivolta a Calabro Giacomo Santo. Sì, gli è stata rivolta, però lui non è riuscito qui a fare. Qui siamo niente. Chiaramente in un ambito criminale puro. Cioè, suo padre, nel momento in cui riconosce e interloquisce Filippone, lo fa per il ruolo criminale che Filippone ha. Sì, per aiutarci. Per aiutare noi, sì. O no? Sì, sì, perché dice che è un uomo che può fare qualcosa per aiutarci. Chi nel è... senso che ha il carisma. Ma mi perdoni, anche questo aiutarci, no? Lei fa una serie di valutazioni, però io vorrei che lei rimanesse, diciamo, a quello che è l'apporto testimoniale che può dare. Sì. Cioè, a noi interessa capire per quale motivo, se lei ovviamente all'epoca lo ha percepito e saputo, voi per uscire o, diciamo, rimanere immuni da certi problemi, invece di andare dal padre di Calabro, andate dallo zio. No, dal padre di Calabro ci va mio padre a parlare. E che cosa gli dice? E gli dice di vedere quello che bisogna fare per staccarci, sì, l'uno con l'altro. E che cosa gli dice Calabro Giacomo Santo? E Calabro Giacomo Santo gli dice: va bene, ora vediamo quello che possiamo fare. E che cosa fa? E non può fare nulla perché noi continuiamo a non sentire a nessuno dei due e a andare dritti per la nostra strada di quello che dovevamo continuare a fare. E allora. E quindi chi fa riferimento alla necessità a quel punto di andare da Filippone per provare a interrompere perché, quella spirale? Ecco, per il motivo che dicevo prima, mio padre, sentendo parlare di Rocco Filippone e sentendo dire a Giuseppe Calabro l'attaccamento che ha nei confronti di Rocco Filippone, vede in Rocco Filippone una persona che può fermare questa situazione, che si è venuta a creare questa situazione di. Diciamo delle nostre di questa situazione grave che mio padre intravedeva tra me e tra Villani. Suo padre intravedeva o suo padre sapeva che voi avevate attentato alla vita di sei carabinieri? Assolutamente no, e l'avrei detto, dottore. Assolutamente. Guardi che sapere non significa condividere. Sì, no, io l'avrei detto. Assolutamente, mio padre immaginava. E cosa immaginava? Era sparita la macchina. Mi scusi, Villani. Sì. Mi dica, dottore. Suo padre sapeva che era sparita la macchina. Sì.
Era il marito di Lo Giudice Caterina. Sì. Sua mamma ce l'ha descritta lei, non è che l'ho descritta io. Sì. Quindi viveva da molti anni in un determinato contesto. Percepiva che c'erano delle cose che non andavano e soprattutto in quel periodo c'erano stati centinaia di articoli stampa che parlavano di attentati ai carabinieri. Quindi, suo padre sapeva nel momento in cui si preoccupava che voi eravate legati a quelle azioni, o era una preoccupazione da genitore fondata su altre No, sensazioni? no, mio padre immaginava che c'era qualche problema, che noi eravamo collegati a quelle azioni. Lei dice questo perché suo padre non le disse mai: io so che hai sparato tu. Assolutamente, perché cercava di sapere, mi faceva in un continuo, dice: ma sei sicuro? Voi non c'entrate niente, siete stati voi, avete fatto Ah, qualcosa. quindi aveva chiesto. Certo. Certo, Sì. certo sulla base di che cosa? Io capisco, voglio dire, che possa avere la palla di vetro. Ma Quindi c'è. l'aveva chiesto, l'aveva contestato, ma non è che sei stato tu. Ma non Sì, è che siete tu e Giuseppe Calabro che state combinando sto casino. assolutamente. Lo aveva fatto, sì o no? Sì, l'aveva fatto. E quando aveva iniziato a farlo? Iniziò a farlo dopo il fatto della macchina. Quindi dopo il primo episodio, Sì, non dopo aveva il primo avuto episodio, bisogno né dopo del che successe. secondo, non aveva avuto bisogno né del secondo né del terzo. No. È stato fatto dopo il fatto della macchina, dopo c'è stato anche l'omicidio, e allora si convinceva che ci poteva essere un legame, perché, che cosa stava succedendo, e vedeva degli atteggiamenti strani da parte mia e da parte di Calabrò, anche perché Calabrò lo sapeva che era un po' spericolato e mi diceva sempre: vedi che questo qua ti porta in una strada brutta. Però il fatto della macchina, mio padre non gli è andato mai giù. Per mio padre era una cosa che non riusciva a capire, infatti mi tempestava di domande, anche perché mio padre aveva capito perché pensava questo, perché mio padre, quando c'è stato il fatto di Neri Pietro, che noi abbiamo sparato a Neri Pietro, mio padre ha capito perché di Neri Pietro se ne parlava in famiglia. Quando c'è stato il fatto che non lo E quindi suo padre sapeva che lei e Calabrò sparavate alla gente. l'aveva capito, e allora aveva cercato di sapere convintamente se eravamo stati noi, e io gliel'ho, diciamo, negato fino all'ultimo, tanto che eravamo nemici poi, tanto che poi eravamo Lei nemici. ha negato a suo padre il fatto di Neri. No, no, io ho negato a mio padre tutto. Tutto, anche il fatto dei Sì, carabinieri. sì, 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 sì. Sì. Però suo padre non si era convinto. No. No. E in quel periodo suo padre, oltre che con lei e con Calabrò, con chi interloquiva? Mio padre? Con chi aveva parlato? Mio padre è l'unica persona che Per eravamo. capire se mentiva il figlio, con chi aveva parlato? Ma io penso che gli aveva domandato anche qualcosa a mia madre. E sua madre sapeva? No, cioè da parte mia sfudoratamente no, poteva capire anche mia madre sicuramente, perché quando succede una cosa in una famiglia in quella maniera, che manca una macchina, tutti si domandano: ma chi si è permesso a prendere una macchina allo giudice? E quello era il discorso che non gli andava giù, e poi sapendo che già c'era stato un precedente di una sparatoria, dice: ma non è che questi qua sono andati a fare qualcosa e sono stati loro? Sì, ma mi perdoni. Nel momento in cui la macchina viene rinvenuta e lei ci ha detto che arrivano a perquisirvi a casa Sì. e si portano via suo padre e sua madre, Sì. quello non è un dato già sufficiente? Sì, ma mio padre gli sono venuti già i dubbi, anche per quel motivo, perché dice: come mai? Perché ce l'hanno con noi? E allora mi tempestava di domande, sicuramente. Dice: ma c'entrate qualcosa voi con questo fatto? Ma quando mai? Ma che stai dicendo? Ma non assolutamente. Benissimo, e quindi cerca di capire in che guaio vi siete cacciati. Sì.
prima parla con Calabro Giacomo Santo, sì. Calabro Giacomo Santo gli dice guarda che io non posso fare niente, a quel punto prima di arrivare a Filippone pensò Villani Giuseppe, cioè suo padre, di rivolgersi ad altri? No, io questo non me lo ricordo. Se mi aiuta, non me lo ricordo questo. Io l'aiuto. Cioè, lei si ricorda che si parlò subito di Filippone? Io mi ricordo che mio padre disse, quando ha visto che Giacomo Calabro gli disse che ha tentato di fare un qualcosa e non ha potuto fare niente, dice allora chi... Solo a lui ci possiamo rivolgere per salvare questi ragazzi, perché sapeva chi, di quello che sentiva in famiglia chi era, e allora e chi era per Giuseppe Calabro anche Filippone, e allora si è deciso, dice vado a chiedere a lui di aiutarci, ed è andato. Sì, siamo andati. Mi può dire la frase esatta che utilizza Filippone parlando con suo padre? Quando suo padre gli chiede aiuto per lei e Calabro? Lo tranquillizza, gli dice non vi preoccupate, che ora vediamo quello che possiamo fare. Questa è la frase esatta? Sì, a linea di massima una cosa un significato del genere. Lei il 4 giugno 2013 dice sì. Questo, la frase sarebbe stai tranquillo. Giuseppe, tuo figlio, sono in buone mani. Sì, no, così, sì. Questa? Sì. Suo padre si rassicurò sentendo Filippone dire queste cose? Tornò più tranquillo. Dice ora li fa finire lui, li mette a posto lui e via. Sì. Le chiese suo padre, ma tu che rapporti hai con Filippone? Perché si prende la responsabilità su di te? No, mio padre, anche se il rapporto era, diciamo, inclinato tra di noi, assolutamente, mio padre praticamente capisce che il legame che c'era tra Calabro Giuseppe e Filippone era, diciamo, come padre e figlio. E allora dice se lui vuole bene a suo nipote in automatico vuole bene pure a mio figlio in questa maniera. Capisce questo e in futuro, voglio dire, quello che aveva capito poi è stato confermato? Assolutamente no. E cioè poi sono continuati, ci sono stati, se non ricordo male, quando è stato l'incontro che noi siamo andati, io, mio padre e Calabro siamo andati lì, diciamo da Filippone, non ricordo se siamo andati tra il secondo e il terzo attentato o alla fine, questo non me lo ricordo esattamente, dico la verità. Sì. Ma ho capito che nessuno ci ha aiutato. Cioè? Neanche Rocco Filippone. Cioè che quello che esisteva prima dell'incontro continuava a esistere anche dopo? Sì. Questo vuole dire? Sì. Sostanzialmente l'avevano preso in giro? Sì. L'aveva rassicurato e l'aveva mandato, come si suol dire. Lei ha avuto poi modo di approfondire questi temi parlando nuovamente con suo padre? Ma mio padre poi in un futuro sì. Iniziò a stare antipatico Filippone. Perché? Perché non aveva, se era una persona come tutti dicevano, diceva mio padre, come mai non ha fatto un qualcosa per salvare il nipote e automaticamente salvarti pure a te? Questo è un discorso che suo padre fa con lei? Sì, e l'ha fatto in un futuro. In un futuro dopo quanto? Ma dopo un bel po' di tempo, anche perché dopo il rapporto con mio padre si sono interrotti per un periodo di tempo. Perché? Perché mio padre aveva, come ho detto prima, capito che poi si era convinto che eravamo stati noi a fare queste azioni qua e che qualcuno ci stava manipolando. E chi era questo qualcuno? Questo Calabro lo sa.
Questo Calabro lo sa direttamente. Io penso di sì. Sicuramente e Calabro lo sa. E per quello che lei ha vissuto in tutte queste circostanze, lei un'idea se l'è fatta? Sì, io un'idea me la sono fatta, anche perché onestamente vorrei pure sapere la verità, perché sono passati tanti anni ma non ci ho capito niente. Vorrei sapere pure la verità io, e vorrei sapere chi ha avuto questo pensiero, chi ha deciso la rovina delle nostre vite e chi ha deciso di portarci in queste condizioni, anche se il carattere, io ero cresciuto in una famiglia criminale, ma comunque questa è stata una cosa che mi ha segnato in modo negativo e mi ha aperto la... Questo l'abbiamo capito, Villani, l'abbiamo capito nel suo sfogo iniziale, diciamo, di oggi. Io oggi le sto chiedendo, però, alla luce di quello che lei ci sta raccontando, e percepisco anche la sua fatica, voglio dire, a ritornare a certi episodi. Sì. Lei risponde seccamente: Calabro lo sa. Sì. Sì. Calabro lo sa. Perché Calabro aveva un ruolo diverso dal suo, perché Calabro era più grande, perché Calabro... Sì, ma perché Calabro è stato quello che mi ha portato questo comando. Questo è il gergo di 'Ndrangheta, era un comando. E allora io ho accettato a quel comando, ma il comando me l'ha portato Calabro. Calabro aveva 3-4 anni più di me, però dai 17 ai 21 anni c'è un po' di differenza, perché 17 ancora viene uno preso come un ragazzino, un ragazzo, voglio dire, non mi discolpo di niente, assolutamente, le responsabilità sono identiche, ma voglio dire che Calabro era, se si doveva dire qualche parola, un adulto gliela diceva più a Calabro che a me, era visto diversamente. E questo l'ho capito, anche se lei aveva una certa famiglia però alle spalle. Sì. Perché non trascuriamo appunto quello che lei ha introdotto oggi, che è la famiglia Lo Giudice, cioè che lei nasce sostanzialmente in un ambito di 'Ndrangheta. Ma guardi dottore, che se io mi sono salvato e oggi sono pure qua, ed è perché io ero un Lo Giudice anche. Appunto. Perché non lo so come andavano le cose, perché attenzione, a volte nella 'Ndrangheta si è usato anche sfruttare due persone per fare degli omicidi, poi quando quelle due persone sono diventate scomode se li sono cacciati davanti lo stesso. Villani, mi sembra evidente un dato: tutto quello che lei e Calabro vivete in quel momento storico è in relazione a quelle azioni gravissime nei confronti di appartenenti all'arma dei carabinieri, avviene in un contesto di 'Ndrangheta. Assolutamente. Bene. Perché anche... Quindi, mi perdoni, non ho finito la domanda. Mi scusi. Quindi, quello che Calabro le propone, lei è in grado di affermare con certezza che proviene da ambienti di 'Ndrangheta? Assolutamente sì. Beh, anche perché c'è una certa segretezza. Villani. Bene, ha detto sì. Ora io le sto chiedendo però di spiegarci gli ambienti di 'Ndrangheta di Calabro. E gli ambienti di 'Ndrangheta quali erano? E io le dico che gli ambienti di 'Ndrangheta di Calabro, dottore, erano due in particolare: l'ambiente familiare di Rocco Filippone, che era il capo mandamento di Renico. Ah, quindi capo mandamento di Renico, lei? Sì, sì. Quindi non soggetto di peso nel mandamento di Renico. No, all'epoca era capo mandamento di Renico. Capo mandamento di Renico. Sì, sì. E poi c'era Demetrio Lo Giudice, esponente di spicco della Cosca Libri, che rappresentava per i Libri il locale di Reggio Campi. Benissimo. Beh, questo l'ho capito. Nel momento in cui si è posto il problema, soprattutto per suo padre, sì, di approfondire meglio quello che stavate combinando, sì, suo padre parlò mai di Demetrio Lo Giudice? Calabro fece mai riferimento all'alto ruolo di 'Ndrangheta di Demetrio Lo Giudice, o si parlò solo ed esclusivamente di Rocco Filippone? Perché non mi risultano incontri, voglio dire, con Demetrio Lo Giudice. Sì, io li ho avuti. No, in quel momento lì in cui suo padre vuole capire. No, non va, non viene da Demetrio Lo Giudice, da Mimmo Lo Giudice.
io ci vado con Calabro, mio padre non va. Villani, non facciamo confusione. Io le ho chiesto se nel momento in cui suo padre vuole capire, sì, si fa riferimento esclusivamente a Rocco Filippone. Sì. È così? Sì, sì. Sì. Beh. Va direttamente da Rocco Filippone. Va direttamente a Rocco Andiamo, Filippone, sì, e chiede a Rocco Filippone. Chiede a Rocco Filippone un aiuto. Quello che ci ha spiegato. Sì. Parallelamente, visto che suo padre viveva a Reggio Calabria, sì, tralasciando Calabro Giacomo Santo, suo padre cerca un contatto anche con l'Andrangheta Regina per capire quello che stava succedendo? Di quello che mi risulta a me, no. No. Anche perché si sarebbe rivolto in ambito familiare. Benissimo, no. Perfetto. E si è rivolto in ambito familiare, quindi in ambito lo giudice, per capire magari da sua madre, da suoi fratelli, cioè dai suoi cognati, che cosa stavano combinando Calabro Giuseppe e Villani Consolato? Assolutamente non mi risulta questo. Non le risulta? No. Quindi l'unico contatto è prima con il padre naturale, sì, di Calabro, Giuseppe, e poi con quello che lei indica essere il referente di 'Ndrangheta di Calabro, sì, Giuseppe. Sì. È così o no? Sì, sì. Sì. Ora, questo alto referente di 'Ndrangheta, come lo qualifica lei, perché lo definisce capomandamento, sì, che tipo di 'ndranghetista era, per quello che le ha raccontato Calabro Giuseppe in quei mesi che le parlava dello zio? Era un grande 'ndranghetista invisibile. Un grande 'ndranghetista invisibile? Sì, di quelli là che praticamente tutto sembrano tranne che 'ndranghetista. Perché che faceva nella vita Filippone? Ma precisamente non lo so di che cosa si occupava. Cioè Calabro Giuseppe le parla solo di Filippone e Rocco Santo, quindi dello zio solo in termini di soggetto di 'Ndrangheta? Sì, 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 sì. C'era difficile che lo potevano arrestare, perché si fidava poco e niente di... aveva da fare con poche persone. Perché aveva da fare con poche persone? Aveva da fare con il vertice dell''Ndrangheta. Il vertice dell''Ndrangheta era, diciamo, un circuito chiuso. E chi era, diciamo, che componeva questo vertice, per quello che risultava a lei o per quello che le aveva detto Calabro? Guardi, il vertice dell''Ndrangheta all'epoca era a Reggio, erano i De Stefano, i Condello e i Degano, inserendo, diciamo, queste erano le famiglie più in vista, e i Piromalli, diciamo, i Pesce, Bellocco, sulla Ionica i Papalia, i Sergi, diciamo, i Nirta, gli Stangio, alcuni, questi erano i vertici più importanti di 'Ndrangheta, però ognuno aveva le proprie cariche speciali. Allora le cariche speciali all'epoca che ricopriva Rocco Filippone, che gli è stato dato dal vertice della 'Ndrangheta, era quello di capomandamento di Renico. Quindi parliamo di un personaggio che di importantissimo, che rappresentava anche i Piromalli. Il riferimento al fatto che Rocco Filippone rivestisse la carica di capomandamento proviene direttamente da Calabro Giuseppe? No. Da chi? Questo lo vengo a sapere dopo. Lo vengo a sapere dopo nel percorso della carriera, purtroppo criminale, che io poi vado a ripercorrere. Quindi. Però un particolare, dottore. Vediamo. Qual è il particolare? Che a noi Rocco Filippone ci fa vedere una cosa. Dove? Ci fa vedere, nel senso che un discorso di quanto era importante il suo, suo spessore criminale. Cosa vi fa vedere? Allora, i Labbate, che abitavano di fronte casa nostra e che erano vicini a noi, vicini a livello di disposizione anche... Ma quali Labbate parliamo? Non quelli di Gebbione? No, i Giovitta. I Giovitta. I Giovitta, quelli che hanno... avevano l'alluminio di fronte a casa nostra, sì. Praticamente prendono a botte Angelo Rarocca, che era legato a Giovanni Puntorieri e a Domenico Paviglianiti, sì. Stiamo parlando di due killer, due belve della 'Ndrangheta. E allora cosa si può aspettare una persona
Bruno Labbate, Ugo Vinto, e non mi ricordo se era stato Nino, il fratello, dovevano morire tutti e due, non c'era salvezza. Allora noi, tramite Giuseppe Calabro, chiediamo a Rocco Filippone di poter intercedere, di poter salvare, giustificare o far sì che possa tornare la pace, che non succeda niente ai Labbate. Dai, e che c'entrava Rocco Filippone? E Rocco Filippone c'entrava, il potere che aveva l'ha dimostrato poi. Perché tutto quello che diceva Calabro poi è stato provato in un secondo. L'episodio Labbate, Chiovitta, che lei sta accennando, a che epoca risale? Risale all'epoca degli attentati. Prima o dopo? Durante. Durante. Durante vuol dire sono 2 mesi. Lo so, ma non ricordo esattamente, dottore. Se non ricordo male, sicuramente dopo del primo attentato. Perché lei, sempre il 4 giugno del 2013, in relazione a questo episodio, parla del 92-93. No. No. Allora... Rispetto alle azioni delittuose che lei aveva consumato con Calabro Francesco. Sì. Che sembrerebbe essere la prima, no? Sì. La tentata rapina, sì. All'omicidio, al tentato omicidio di Neri dell'estate 93. Sì. Questo fatto dei Labbate Chiovitta. No, questo avviene dopo, dopo il primo attentato. Dopo il primo attentato. Sì. Quindi sono confuso. Siamo sempre nello stesso periodo. Sempre quindi. Nello stesso periodo, e le dico perché. Perché poi praticamente sta situazione, allora Giovanni Puntorieri gli aveva mandato in ambasciata che venivano uccisi. Chi è stato, chi gli ha dato botte, Angelo La Rocca, veniva ucciso. Sì. Sì. E allora praticamente non c'era salvezza per loro, per i Chiovitti. E Rocco Filippone si prende l'impegno, manda un'imbasciata a Giovanni Tegano tramite suo compare Mercurio di mandare a dire ai Latella di calmarsi e di non andare oltre, di vedere come si può sistemare la situazione. E ci riesce. E non succede più niente. No, assolutamente. No. E allora, senta un attimo, chi attiva Rocco Filippone per intervenire in questa vicenda? Perché è evidentemente necessario capire se in un territorio che non è il suo era o meno indispensabile il suo intervento, perché poi lui si deve rivolgere comunque a Giovanni Tegano. Sì, sì. Noi lo attiviamo. Chi lo attiva? Noi. Voi? Sì. Lei è Calabro? Sì. E perché, voglio dire, non si risolve la vicenda senza ricorrere a Filippone, visto che lei viene dalla famiglia Lo Giudice? E perché all'epoca, come vi stavo dicendo, allora intanto i Lo Giudice erano contrari. Uno, ai Latella, anche se era finita la guerra. Due, Lo Giudice erano, parliamo di un'epoca quando Lo Giudice erano molti in minoranza e non c'era la forza vera e propria dei Lo Giudice. La situazione era un po' complicata. Tre, poteva essere che i Lo Giudice potevano causare per la posizione che avevano una certa irritazione ancora di più. Quindi non era opportuno. Non era opportuno che intervenivano le giudici, perché potevano pure aggravare la situazione e poteva nascere uno scontro poi tra noi e la tella. Bene, e allora mi faccia capire un'altra cosa. È lei che parla con Filippone o è Calabro che chiede l'intervento dello zio? No, Calabro chiede l'intervento, gli spiega la cosa, com'è andata. E poi Rocco Filippone ci porta all'ambasciata e viene a casa nostra. Addirittura? Sì. Quindi si muove in prima persona? Sì, sì, sì. Quando è venuto... Quindi mi scusi, Villani, c'è un episodio certamente che può degenerare, che riguarda il mandamento di Reggio, quindi non il mandamento di Renico. Sì. Siete in qualche modo interessati voi? Sì. Anche se indirettamente. Sì. Giusto? Sì, sì. Lei è un ragazzo minorenne che fa parte di un'importante cosca di 'Ndrangheta. Sì. Che lei dice non interviene.
Quello che era il soggetto a lei più vicino in quel periodo, cioè Calabrò Giuseppe, invoca l'intervento dello zio. Sì. Ora, le chiedo, ma in quel momento storico, quindi Calabrò Giuseppe, sì, era un soggetto di 'Ndrangheta affiliato alla cosca dello zio? No, perché era... non è che si invoca l'intervento extraterritoriale, sì, perché stiamo parlando di extraterritorialità. Sì. Però per il ruolo che aveva Rocco Filippone, sì, se lo poteva permettere perché era al di sopra, facendo una determinata strada e toccando i tassi giusti delle persone che non irritavano il Latella, si poteva fare a livello di 'Ndrangheta. Sì, però Giuseppe Calabrò ufficialmente non era affiliato, questo non mi è mai risultato che sia stato affiliato ufficialmente, però era molto legato allo zio anche su discorsi di 'Ndrangheta, perché poi ci sono delle cose che lo fanno capire, sono evidenti. Quali? Come questa che ho spiegato prima. E oltre a questa? Oltre a questo, il fatto che i Latella certe volte non lasciavano in pace a suo padre, interveniva e si fermava, suo padre andava a fare lavori in tutta Reggio per non fargli pagare la mazzetta, interveniva lui. E noi sappiamo una cosa, che anche se interviene un altro 'ndranghetista, una piccola quota in un locale estraneo, bisogna lasciarla se uno fa un lavoro grosso. Come arriva la disposizione di Filippone in relazione all'episodio che riguarda il Abate? Arriva che... Chi la porta la disposizione di Filippone? Lui. Lui in prima persona? Sì, sì. Calabrò non anticipò questa disposizione? Questo non lo ricordo esattamente. Però, se non ricordo male, sì, pure Calabrò disse qualcosa prima. Che aveva saputo un qualcosa. Lei mi pare che stamattina a un certo punto, forse anticipando proprio questo tipo di episodio, sì, fa riferimento a un tale Mercurio. Sì. Mi spiega meglio? Sì. Allora, Mercurio era un altro esponente del mandamento tirrenico, compare San Giovanni di Rocco Filippone, che noi l'abbiamo, io e Calabrò, l'abbiamo conosciuto, che è venuto insieme a Rocco Filippone a casa nostra. Mm. Sì. Quando sta situazione è stata definita. Ed è San Giovanni legato, compare con Giovanni Tegano. Mercurio. Sì. E allora, diciamo che era la porta dei Tegano, dai. E quindi ci spieghi meglio che cosa avviene quando Filippone e Mercurio vengono a casa vostra? Vengono a casa nostra, diciamo. Per casa vostra che intende? Casa di sua mamma e di suo padre? Sì, 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 sì. Eravamo, diciamo, poi è venuto pure Giacomo Santi, è venuto Giuseppe Calabrò, eravamo là che aspettavamo, che nel senso aspettavamo, è arrivato Giacomo Calabrò, è venuto perché il cognato era passato da casa sua, no? E allora gli aveva detto che voleva passare anche da noi, no? Ed è passato e ci ha detto statevi tranquilli, non succede niente, abbiamo bloccando la situazione. Questo avviene dopo l'incontro che suo padre aveva avuto con Filippone a Melicucco. Sì, mi quindi, sembra di sì. Quindi siamo in epoca successiva, cioè suo padre già Filippone lo conosceva. Sì, 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 mi sembra di sì. Senta, io vorrei capire se alla luce ovviamente di quello che lei ha vissuto anche in relazione al fatto dei Labbate si è spiegata una cosa. E cioè si è in qualche modo chiarita la ragione per la quale, mentre in relazione all'intervento di Filippone sui Labbate la questione si risolve. Sì. Lei ci sta dicendo questo, no? Sì, sì, sì. Addirittura in un ambito extraterritoriale rispetto alla sua carica di 'Ndrangheta. Sì. Perché questo non avviene quando suo padre va a chiedere aiuto per lei e Calabrò? L'ha capita la domanda? Sì, sì, assolutamente, assolutamente sì, l'ho capita. Perché mi pare che la seconda, cioè la vicenda Labbate, che coinvolgeva i Latella,
Ficara. Un territorio dove c'erano grandi cosche, Giovanni Tegano, I De Stefano, era un poco più complicata Sì. rispetto a quello di un Filippone che doveva dire al nipote e a un ragazzino, perché lei era un ragazzino, Sì. basta, non si fa più niente. O non è d'accordo con me? Sì, ma effettivamente sono d'accordo con lei, ma poi è andata a finire che le cose sono continuate. Non si è risolta questa situazione. Cioè, sono continuate nel senso che avete continuato a sparare? Sì, abbiamo continuato a sparare perché se non ricordo male poi c'è stato l'ultimo attentato. Sì. Allora, chiusa questa parentesi, torniamo al secondo episodio. Sì. Quindi, primo incontro a casa di Filippone, lei e Calabrò, lei percepisce quello che ci ha detto. Non è in grado di riferire, diciamo, affermazioni di Calabrò che riguardino lo zio in relazione, diciamo, al suo ruolo in relazione agli attentati, ho capito bene? Sì. Cioè Calabrò sostanzialmente non le disse mai con chiarezza determinate cose sullo No, zio. no, no, no. 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 Lei mette insieme una serie di pezzi Sì. ed è quello che, diciamo, ci ha rassegnato. Sì. Però percepisce che quell'incontro provoca in Calabrò un'aumentata determinazione, una maggiore attenzione. Tant'è vero che le dice Calabrò, dobbiamo rubare una macchina e proseguire. È così? Sì. Sì. Come arriviamo al furto di quest'auto? A chi la rubate? Sì. Cosa vi dite in quel periodo? Sì. Io capisco che sono passati un poco di anni, eh? Beh, comunque ricordo abbastanza, non li posso dimenticare alcuni quei momenti. Niente, Calabro, diciamo, viene, ci vediamo e praticamente dice dobbiamo organizzarci, stavolta faremo diciamo un agguato verso mi spiegava più o meno sull'autostrada nella piazzuola tra Bagnare e Scilla, la vecchia piazzuola dove facevano ricognizione diciamo le forze di polizia, i carabinieri. Mi faccia capire una cosa, Villani. Perché Sì. non Reggio in quel Perché momento? dovevamo spostare l'attenzione, ha detto Calabrò. Dice non la facciamo più qua, spostiamo l'attenzione così. Lui diciamo, ha i posti. Allora, l'organizzazione partecipava anch'io sicuramente, ma i posti, alcune dinamiche ce le aveva lui già programmate. Ce l'aveva lui già programmate, è questo che io sto cercando di capire. Sì, Programmate sulla base di cosa? sulla base che veniva da me mi diceva questa volta l'agguato si fa in questa zona, lo dobbiamo fare in questa zona, infatti l'agguato che noi abbiamo fatto poi purtroppo a Scilla non è andato per come l'aveva organizzato lui, perché praticamente noi i carabinieri li dovevamo sparare dentro la piazzuola. E quella piazzola in che territorio ricade? Quella piazzola deve ricadere in un territorio che ha di forte influenza Cioè la piazzola romana. subito dopo il vecchio svincolo di Bagnara, no? Sì. Quindi è Bagnara. Sì. Sì. E lei voglio dire che è arrivato diciamo, nell'Olimpo criminale dell''Ndrangheta da evangelista. Mi sa dire Bagnara con quale mandamento Bagnara va con un mandamento di Renico, va? assolutamente, anzi di forte influenza anche di Palma e di Gioia Tauro. Quindi Bagnara non è Reggio. Assolutamente no. E lei ci sta dicendo oggi che il primo episodio viene consumato a Saracinello, cioè nella zona dove voi vivevate, Sì. mentre il secondo, per esplicita indicazione di Calabrò, Sì. viene spostato a Bagnara e quindi nel mandamento tirrenico. Sì. È così? Sì. Perché? Perché Calabro disse che lo dovevamo fare lì. Disse proprio così. Sì.
L'ha organizzato e tutto esattamente nei minimi particolari. La macchina l'abbiamo rubata, la macchina è stata nel garage di Calabro un po' di giorni, chiusa. Senta, e questa indicazione, voglio dire, sul luogo del secondo attentato, mi segue? Sì. Calabro, quando la palesa? Quando gliela comunica? Ma se non ricordo male, un po' di giorni prima. Quando? Un po' di giorni prima, qualche giorno prima. Qualche giorno prima. Sì. In epoca successiva all'incontro a casa di Filippone? Sì, stiamo parlando a ridosso dell'agguato. Sì. A ridosso dell'agguato. E le spiega perché sceglie quel territorio, diciamo, per ragioni logistiche, per ragioni di No, altra natura. Cioè, lei non perché. chiese, dice scusa, ma non siamo in una zona che conosciamo meno. No, me lo spiega. In parole povere me lo spiega perché intanto dobbiamo spostare l'attenzione in un'altra zona. Dove dobbiamo fare che diciamo che non ci sia una chiarezza nei confronti di chi sta facendo le indagini. Sì. Due, perché là era la sicurezza che facevano, che lui sapeva per certo che facevano come ho detto prima, si fermavano i carabinieri, sia la polizia sia i carabinieri nella piazzuola. Sì, e allora lui aveva detto, l'aveva organizzata che noi dovevamo sparare là dentro, dentro la piazzuola. Dentro proprio. Sì, Quindi l'omicidio doveva essere consumato a Bagnara, non a a Scilla. Bagnara, sì. Sì, Le disse proprio così. l'omicidio là doveva essere consumato, nella piazzuola. Perché Scilla invece come mandamento con chi va? Correggio. Scilla arriva quello di Reggio. Quindi Bagnara rimane con la Tirrenica e Sì, Scilla va a Correggio. e di qua Melito. E Calabrò disse li dobbiamo sparare nella piazzola di Bagnara. Sì, Questo era, diciamo, il programma. Poi che cosa successe? poi invece successe che ci fermammo all'interno della piazzuola di Bagnara. Allora, intanto abbiamo rubato la macchina a Melito Porto Salvo, nastra GSI 16 valvole azzurrina, targata a Brescia. L'abbiamo presa fuori di un bar di uno che è sceso a prendersi un caffè, che ha lasciato le chiavi. L'abbiamo visto subito, siamo saliti sopra. Allora Calabro si è portato la macchina, io mi sono portato la sua macchina. Abbiamo chiuso la macchina, questa macchina nel garage e tutto, e lui aveva programmato i giorni prima che doveva fare benzina pure, dovevamo fare della benzina, e mi ricordo esattamente come se fosse ora che prese questa macchina e mi disse: quando arriviamo a Villa San Giovanni fermati che gli mettiamo la benzina. Ci siamo fermati, mi sono fermato a Villa San Giovanni, abbiamo messo benzina, abbiamo proseguito, siamo arrivati allo svincolo di Bagnara. Siamo ritornati indietro e ci siamo piazzati nella piazzola per vedere, cioè, il sopraggiungere di una pattuglia dei carabinieri. Anche perché stavamo attenti che là arrivava anche la polizia ed era pure pericoloso, voglio dire. A un certo punto era passato un po' più di tempo, allora, siccome c'erano anche le armi in macchina, e le armi erano sempre le stesse usate, e praticamente erano pure sporche, dovevamo stare ancora più attenti, non potevamo attendere là chissà Sì, ma quanto. infatti non ha nessuna logica criminale continuare a sparare con le stesse armi, Sì. no? Soprattutto alla luce del fatto che lei ci ha detto che tramite Carella e tramite Filippone voi ne avevate anche altre. No, ma noi per esempio, dottori, le armi che hanno ritrovato, una parte di armi che hanno ritrovato sotto il ponte di Menga erano di me e di Calabro. Una parte, le armi che la Polizia di Stato ha ritrovato in quel fusto sottoterra, sotterrato, che il maresciallo l'ha fatto rinvenire, quelle erano armi nostre. Altre armi che sono state ritrovate nelle vicinanze erano armi nostre. Noi avevamo un arsenale di armi. Le armi che sono state ritrovate a casa di Bruno Stillitano, i Kalashnikov e le altre armi erano armi E nostre. appunto, ne E avevate. quindi noi potevamo avere tutta la certa immaginabile e possibile di cambiare arma. Io qualche volta gliel'ho pure detto. Lui ha risposto che dovevamo fare quelle azioni con la stessa arma, con le stesse armi. Questo era un programma E quindi, suo. armi a bordo dell'Astra. Sì. L'Astra, un GSI, l'abbiamo presa apposta perché faceva 220 per poter scappare. Una macchina, sì, che già io guidavo abbastanza bene, e
ero affidabile come guida. Eh sì, aveva la patente lei, no? No, la patente no, avevo subito anche un articolo Infatti 80. era una battuta, infatti. Sì, no, lo so. Avevo pure subito un articolo 80 e gli ero scappato pure i carabinieri. E Andiamo avanti. quindi? E quindi praticamente vediamo sta gazzella dei carabinieri che passa e allora dice parti. Parti, dice Dice andiamo. Calabro, parti. Sì. Qui perché, diciamo, nella programmazione dell'azione i carabinieri dovevano fermarsi là. Sì, dovevano entrare. Solo che là c'era anche il problema che Ma arrivava voglio la. dire, sulla base di cosa voi avete questa certezza che i Calabro ce carabinieri... l'aveva la certezza. Ho capito, sulla base di cosa? Lui da solo nei giorni precedenti aveva fatto appostamenti, li aveva fatti lei, li aveva fatti No, qualcun io non ho altro? mai fatto appostamenti. Mai. No, no, no. Lui diceva, là ci viene più facile perché siamo all'interno e poi ce ne andiamo. Sì, invece poi non è andato così, purtroppo. Quindi a E lei appostamenti di Calabrò per ricavare la certezza che i carabinieri si fermassero lì, stazionassero lì e potessero essere colpiti, non ne ha. no, 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 però lui assolutamente no, era lui sicuro di sì, questo. no, no, lui sapeva che là ci venivano fatte le ricognizioni. Invece la gazzella passa. Invece la gazzella non si ferma, non entra, anche perché là avevamo pure una visuale con lo specchietto che si vedeva in lontananza una macchina se entrava, anche perché la piazzola era fatta in una maniera e potevamo pure scappare, era abbastanza ampia all'epoca e praticamente una via di fuga era pure buona, diciamo, le cose non è che erano organizzate in quel momento, con quella pazzia, voglio dire. E niente, mi sono messo dietro la gazzella dei carabinieri e lui mi disse, quando te lo dico io, affiancali. E siamo stati un po' distanti, praticamente. Poi Calabro, che arma aveva in mano? Calabro aveva un M12 M12, con 33 colpi, sempre quello che aveva caricato. utilizzato poi anche nel primo agguato. Sì. Lui caricava sempre 33 colpi perché ne andavano 36, però si poteva inciampare con il massimo dei. Inceppare. Ceppare, sì, scusate, ceppare. E allora praticamente due caricatori. Quindi anche lì, Villani, per quello che ci interessa, diciamo, di più in questa sede, era tutto programmato, tutto voluto, niente di casuale. Assolutamente no, assolutamente Assolutamente no, per quello che lei già no. sapeva all'epoca o per quello che lei sa poi in seguito. No, no, per quello che io ho detto da come sono andate le cose dopo. Non esisteva proprio il traffico delle armi, non esisteva proprio che si prendeva un M12, si portava da Reggio e si portava a Palmi per poter cambiare il percussore, ma non esisteva mo minimamente, assolutamente. Anche perché se dovevamo limare il Quindi Villani percussore consolato, c'era pure a Reggio e lo potevamo fare, ecco voglio dire. appunto, quindi Villani consolato già è consapevole all'epoca di tutto quello che sta accadendo per quel poco che gli ha detto Calabro Giuseppe, giusto? Sì. Sì. Anche se lo tace per molti anni, lo Sì. tace per la durata lunghissima del processo Sì. e come ci ha detto prima lo rivela solo dopo. Il colloquio investigativo in DNA. È così? Sì. Sì. Prima sì, perfettamente, prima in carcere. E poi in DNA, sì. Senta, quando Calabro vede la gazzella che passa e non si ferma, dice Sì. qualcosa? Io ricordo che mi dice partiamo, mettiti dietro, dice spariamo a questi qua. Cioè, da quello che lei ci ha spiegato, Calabro la gazzella se l'aspettava là. Sì, però al momento che è passata la gazzella dice spariamo a questi qua e ce ne andiamo. Quindi voi vi mettete dietro, seguite questa macchina, perché Sì. non fate fuoco subito? Ma non facciamo fuoco subito perché volevamo essere sicuri di non sbagliare. Lui voleva essere sicuro di non sbagliare. E allora dice: aspetta un attimo, prepariamo le cose per bene. Fai quello che ti dico io. Tu quando ti affianchi devi toccare quasi il tuo specchietto con il suo. Quindi Villani, c'è la necessità di aggiustare un attimo la strategia che avete pensato, quella che diciamo Sì, l'azione. la dovevamo cambiare un pochettino. Quindi mi doveva spiegare purtroppo poi quello che
è avvenuto, mi doveva spiegare il fatto che dovevo essere molto più vicino allo sportello del lato Quando mio. viene fuori il discorso che colpiti i carabinieri bisognava fare in modo che la loro autovettura andasse giù dal viadotto? Questo lo aveva pianificato prima, me l'aveva detto. Cioè? Me l'aveva detto prima di spararmi. Prima di sparare, quindi mentre eravate dietro la gazzella. Prima di sparare, perché giorni prima lui aveva pianificato, dice, se è possibile, dice, li portiamo, dice, li buttiamo a Cuzza, Li buttiamo? al poligono di tiro, quello che avevamo, li dovevamo caricare nella nostra macchina e portarceli via. No, non ho capito. Io stamattina ho Sì, percepito che lei diceva che in uno di questi episodi bisognava non solo fermarsi a colpirli con le armi, ma fare anche altro. però siccome la strategia era cambiata, ecco, Ah, ecco. perché là dalla Bro mi ricordo che i giorni prima dici li spariamo, li ammazziamo, li prendiamo dalla macchina, li trasportiamo nella nostra macchina e ci riportiamo. Cioè Ah, voleva fare delle cose eclatanti, ho capito. Quindi, capite? nel caso in cui si fosse consumata l'azione nella piazzola di Bagnara, avevate programmato poi di colpirli, Sì, ucciderli, caricarli in macchina e portarli via. una cosa del genere mi disse prima, nei giorni prima. Poi quando c'è stato il cambio, lui diceva, dici, di buttarli di sotto, però il discorso non è potuto succedere questo perché non ci siamo potuti fermare, perché c'era un cambio dietro. Che si dovessero fare azioni eclatanti, Calabrò lo disse dall'inizio o lo disse solo a partire dal secondo episodio? Calabro parlò di azioni eclatanti dall'inizio, però questa diciamo crudeltà, questa voglia di essere così spietati gli venne dopo. Cioè noi, perché poi abbiamo fatto anche delle altre cose, lei se lo ricordi che l'ho raccontato nei Sì, verbali. no, ma mi interessa, capito? Quindi gli venne dopo l'incontro con lo zio. Gli venne dopo, sì, a strada facendo, gli venne tutta sta crudeltà inaudita che aveva coinvolto pure Va bene, Presidente, io credo che ci si debba fermare qui perché il collaboratore deve rientrare. Mi hanno segnalato che le 4 e un problema. quarto è il limite Va massimo. bene. E allora. Prima di introdurre.